dall'immagine, 3 luglio, dunque ho deciso, continuo a respirare, anche controvoglia. Ho deciso, dunque, continuo a respirare. Respirare non ha bisogno di alcuna decisione, è qualche cosa che avviene inconsciamente, non c'è bisogno di pensare a respirare. È un automatismo che vive in noi e ci permette appunto di vivere, che non richiede alcun ragionamento. Tuttavia, qui si dice, ho deciso, un atto di consapevolezza, che questo respiro richiede perché il respiro, cioè il vivere, non sia un atto semplicemente dato dal fatto che si sta vivendo, che questo vivere è una risoluzione, è un atto di consapevolezza, anche se non se ne ha voglia, anche se se ne può non aver voglia, anche se a volte potrebbe essere migliore smettere di respirare. Ma allora, per poter smettere di respirare, come allo stesso modo il decidere di respirare richiede un atto di coscienza, un atto di consapevolezza, affinché questo respirare, questo vivere, non sia solo un automatismo.